Dal 1987, anno della scomparsa di Henry Ford II, la casa statunitense, con un'operazione immagine, proseguì la campagna di acquisizione di marchi prestigiosi. Entrarono così nel gruppo la Aston Martin e poi la Jaguar. La Volvo, che portò in dote alla Ford l'esperienza accumulata nel settore della sicurezza, e infine la Land Rover, specializzata nelle vetture fuoristrada. La Ford continuò anche a produrre modelli di successo negli stabilimenti europei, rafforzando le quote internazionali di mercato nel settore delle berline, raggiungendo profitti mai toccati da un'azienda automobilistica. Con il modello Explorer, la Ford fece il suo ingresso nel settore delle Sport Utility Vehicle, ancora oggi fra le vetture più vendute dal gruppo. Negli ultimi anni la Ford, che ormai possiede stabilimenti in tutto il mondo, ha investito molto nel settore delle fonti energetiche alternative, studiando veicoli elettrici e ibridi che si basano sulle pile a combustibile e sullo sfruttamento dell'idrogeno, garantendo anche minor inquinamento. Anche le ultime vetture prodotte in Europa come la Focus, la Fiesta e la Ka hanno riscosso un buon successo commerciale. Nel 2003 sulle strade americane è tornata anche la Mustang con un nuovo modello. Nello stesso anno è stato eletto presidente di questo grande gruppo mondiale William Clay Ford Jr., erede del vecchio Henry, che riuscì di fatto a realizzare il sogno di dare a tutti gli americani un'automobile.